Ministro, signor Ministro, oggi una giornata importante per l'Italia, per il Sud, per il Mezzogiorno, Foggia. Piano piano. Sì, una giornata importante per la Puglia, per il Mezzogiorno, per l'Italia, a dimostrazione che si può fare di più e di meglio, in questo caso nella produzione dei bus che si servono anche per la transizione ecologica. I dati sul passato sono inquietanti. La produzione di autobus nazionale è scesa negli ultimi anni di 10 volte. Con questo stabilimento invertiamo la tendenza. Si riprende a produrre e soprattutto si produrranno autobus ai fini della sostenibilità ecologica. E questa è la strada che noi vogliamo intraprendere e per questo razionalizzeremo le nostre risorse, indirizzeremo i nostri sforzi a produrre in Italia con la filiera dell'automotive straordinaria che abbiamo, orgoglio dell'industria nazionale. Ma ve ne sono altre significative che sono in campo e ci aspettiamo che ci siano altri progetti per produrre nel settore dell'automotive sin dall'inizio delle batterie elettriche e certamente del prodotto finale su cui c'è tanto orgoglio del design e della qualità del made in Italy. Ci sono ovviamente, diceva lei, altre aziende in crisi, li stiamo affrontando tutte. Abbiamo riattivato i tavoli al Ministero, i tavoli di settore, importanti per definire una politica industriale, il settore dell'auto, delle telecomunicazioni, della moda, ancor più della chimica, dell'agroindustria, della farmaceutica, del biomedicale. Abbiamo riattivato i tavoli, ne abbiamo costruiti altri perché stiamo realizzando una politica industriale che si basi sulle grandi filiere produttive italiane. Nel contempo i tavoli di crisi, una delle crisi più importanti si è risolta, quella del caso di Condotte, è finita l'amministrazione straordinaria perché abbiamo realizzato finalmente una soluzione positiva e gli altri tavoli sono tutti convocati al nostro dicastero, li stiamo monitorando, speriamo di giungere sul settore dell'auto dei bus, che tra l'altro è un caso emblematico, è la seconda azienda italiana, industria italiana autobus, che è finita a controllo pubblico per una scelta probabilmente sbagliata nel passato. Siamo al lavoro perché anche in questo caso ci può essere un rilancio industriale, ci deve essere un rilancio industriale, perché Iveco è una realtà importante, ma non può rimanere l'unica realtà in Italia a produrre questi veicoli e per questo siamo impegnati, perché anche nel caso dell'altra grande impresa italiana, l'industria italiana autobus, ci sia una soluzione di rilancio industriale che, come io immagino, deve essere sempre trainata da un investimento privato, perché l'occupazione del nostro paese lo fanno le imprese. Lo Stato è in campo per dare gli indirizzi e il supporto, ma l'investimento, la produttività, l'innovazione e quindi l'occupazione viene sempre dalle persone e dai privati. E una tartare di manzo con lime. E da bere cosa ci consiglia? Andrei senz'altro su una QP del 2026. Va bene. È buonissima. Quello che l'ho preso loro. Scusi.